cyber security è un elemento che ha un forte impatto sulla vita reale dei cittadini. Quello che abbiamo appena visto è un attacco a un'infrastruttura critica e abbiamo visto cosa può succedere, generare un blackout attraverso un'azione di spear phishing. Si è inoculato un malware, che è un software malevolo, che ha preso il controllo di tutta una serie di sistemi che agiscono sulla parte fisica di erogazione dell'energia e ha messo in blackout il sistema. Per Leonardo sviluppiamo piattaforme di simulazione di questi scenari per addestrare gli operatori e per calcolare i profili di rischio. Importante proteggersi dagli attacchi cyber che impattano non solo la gestione del dato, la privacy, ma anche tutto l'impatto sui sistemi fisici. Ci sono continuamente attacchi globali che sono pervasivi e sono su larga scala e che minacciano le infrastrutture critiche tutti i giorni, quindi siamo chiamati a fare prevenzione e monitoraggio di queste infrastrutture e risposta in caso di incidenti. Al nostro interno abbiamo una crisis room che viene attivata quando c'è la detection di un incidente importante e immediatamente si mettono in atto tutta una serie di processi in grado di contenerlo. Proteggiamo molte infrastrutture critiche del paese e non, con l'ausilio dell'artificial intelligence che risolve e analizza problemi complessi e grazie alla grande professionalità dei nostri analisti. Il processo di trasformazione digitale sta investendo anche i nostri prodotti. Gli aerei, gli elicotteri saranno sempre più calcolatori che volano e producono dei dati. Sono tutti dati digitali che devono essere protetti. Quindi la cyber security deve poter accompagnare gli sviluppi di tutti questi nuovi prodotti con l'evoluzione delle minacce in maniera da poterli proteggere sotto forma sia di riservatezza che di integrità che di disponibilità. Le organizzazioni studiano i loro target grazie a una profilazione che avviene attraverso l'utilizzo dei social media, individuano quelli che sono gli hobby del target e a quel punto scrivono un'email perfetta. La persona dall'altra parte, quando riceve l'email, si fida dell'interlocutore, clicca sull'email, il PC viene compromesso e da quel momento in poi l'attaccante ha un modo per poter entrare all'interno dell'organizzazione. Una buona parte degli incidenti, quando va a buon fine, dipende per un 85% da un errore umano. È per questo motivo che è fondamentale investire in competenze. Oltre a dotarsi di tecnologia, bisogna investire anche sulle persone. La sovranità digitale indica la capacità di un paese di disporre, trattare e proteggere i propri dati sensibili, in definitiva di controllare le nuove tecnologie emergenti e soprattutto i loro effetti sulla società. La Cyber and Security Academy offre l'utilizzo di una piattaforma proprietaria di Leonardo, una piattaforma che completa l'approccio di Leonardo alla cyber security. Dalla prevenzione alla gestione della minaccia si arriva alla formazione e alla simulazione di attacchi. Una piattaforma che offre un cyber range, un poligono virtuale e un cyber trainer. Il cyber range è in grado di generare un gemello digitale delle infrastrutture che si vogliono proteggere e di proiettare su questa infrastruttura virtualizzata una serie di attacchi che altri non sono che gli attacchi che noi stessi come società siamo chiamati a contrastare tutti i giorni. La piattaforma del Cyber Trainer permette di erogare, sfruttando tecniche di gamification, dei corsi di formazione particolarmente avanzati. Il digitale è oggi stesso il mondo reale. La vita dei cittadini, la vita di tutti i giorni è abilitata attraverso piattaforme digitali che offrono servizi essenziali. Un attacco a queste piattaforme digitali ha quindi un impatto sulla vita di tutti i giorni. È fondamentale pertanto sviluppare una cultura della sicurezza, perché conoscere è proteggere.